Badolato si mette ordine in diversi settori pubblici. L'azione amministrativa dell'esecutivo targato Nicola Parretta sembra voler andare nell'ottica di una normalizzazione dell'ente attraverso iniziative volte a riordinare i vari settori della gestione pubblica. Nei vari consigli comunali, convocati dall'inizio della consiliatura, molto spazio, infatti, è stato dedicato all'approvazione di vari regolamenti comunali, finalizzati a mettere ordine in alcuni settori che fino ad ora, per come più volte sottolineato dal sindaco, non era stati in alcun modo disciplinati. Dopo l'approvazione dei regolamenti per l'applicazione del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di quello per la disciplina del sistema di videosorveglianza e acquisizione immagini con fototrappole e del regolamento del servizio di polizia municipale, dopo l'uscita dalla Plavi, di recente il Consiglio Comunale all'unanimità ha licenziato ulteriori strumenti per la corretta gestione della cittadina, con l'approvazione di due nuovi regolamenti. Uno riguarda l'istituzione di stalli di sosta per carico e scarico merci nel centro abitato, l'altro la disciplina del mercato comunale e per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche. A questi si aggiunge l'integrazione al regolamento di polizia mortuaria dell'ente. Nel primo caso lo scopo è quello di evitare rallentamenti o intasamenti della circolazione veicolare, tenuto conto delle caratteristiche delle strade del centro urbano e della carenza di parcheggi, e quindi di consentire il normale svolgimento delle attività commerciali. Nel secondo caso l'amministrazione comunale ha ritenuto di dover adeguare al nuovo quadro normativo la regolamentazione comunale, che necessita una revisione organica e di un'integrazione che definisce nuovi criteri e modalità di svolgimento delle attività economiche, individuando le relative aree e definendo le modalità di concessione. Non solo, è stata ravvisata anche la necessità di disciplinare il commercio e la somministrazione su aree pubbliche, nonché il mercato comunale e le fiere per migliorare i livelli di sicurezza degli operatori e della stessa utenza. Regolamentando il settore e fornendo alla polizia locale gli strumenti per la sua corretta gestione, a partire dalla gestione dei posteggi e delle relative concessioni. Sono state stabilite anche le tariffe e le condizioni in cui una concessione può decadere o essere revocata. Con voti unanimi favorevoli è stata approvata anche l'integrazione del regolamento di polizia mortuaria relativa alla prenotazione di loculi.